Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e quasi che mi frega. Questa mattina, con una bella temperatura ardita, siamo intorno ai meno 5, meno 6, in partenza dallo chalet del Monte Molinatico, quindi siamo sul versante settentrionale del Monte Molinatico. Un breve sentiero di circa 2,5 km verso Lago Martino, Italia 4068, quindi attivazione per diploma laghi italiani. Proviamo in 40 e in 20 metri con lo Ziegu, l'X6100, lo proviamo al freddo e speriamo di tirare a casa qualcosa nonostante il contest che si tiene in Francia oggi. Che le bande ieri le ho viste belle occupate. Ci proviamo, al limite facciamo una bella camminata. Adesso che i primi 300 metri sono passati e sul sentiero sono veramente più brutti, 300 metri e 120 metri di dislivello. In recupero. Vediamo un po' di ploma laghi italiani. Io ho iniziato a fare attività portatile in QRP proprio col diploma laghi italiani. È piacevole, è bello. Praticamente ogni regione, anzi in ogni provincia, su segnalazione o su scelta dell'organizzazione, vengono individuati dei bacini che non ricordo se devono essere naturali o sono ammesse anche le dighe, i bacini invasi di diga. Ogni lago ha la sua referenza, in questo caso Italia 4, cioè la zona 4, e un numero progressivo. Il regolamento, poi metto il link, ha delle facilitazioni per chi opera in QRP, serve un numero molto basso di QSO per convalidare l'attivazione. QRO invece, se non ricordo male, devono essere una cinquantina. Comunque metto il link del regolamento. Solo che io, diploma laghi italiani, molti di questi bacini praticamente possono essere attivati arrivandoci in macchina. E in zona ne avrei. Invece preferisco fare l'attivazione del diploma laghi italiani come se fosse un SOTA. Quindi con un bel trasferimento. E ad esempio abbiamo qui Lago Martino, appena sotto Lago dell'Orma, sul Pelpi, che nel video dell'attivazione sotto del Pelpi, infatti l'ho indicato, c'è Lago Fogata, sul Monte Penna c'è il Lago del Monte Penna, sul Monte Gottero Lago Grande, se non sbaglio, o Lago Gottero. Dipende dalla cartografia. Preferisco fare le attivazioni diploma laghi italiani come con un bel trasferimento a piedi, che poi è uno spettacolo. Questa è una foresta alto fusto, cerro, se non ricordo male, piantumata nel
nel periodo della prima guerra mondiale i prigionieri austriaci venivano impiegati in questa zona per realizzare opere, tipo un sentiero chiamato adesso Sentiero dei Carrelli, dove c'era una piccola linea, tra virgolette, ferroviaria per il trasporto del legname e per il trasporto del carbone di legna che producevano in questa zona. Il trasporto del legname per ricavare il tannino. Hanno realizzato anche altre opere, tipo dei piccoli bacini idroelettrici. E questa parte del sentiero, insomma, ti dà un attimo di calma. Neve ce n'è pochissima, veramente poca. Ogni tanto nelle zone più in ombra e più riparate dal vento, qualche centimetro, come qua. Siamo praticamente a ridosso del crinale con la Toscana, il Monte Molinattico. Bastano 2 o 3 giorni, ma neanche 2 o 3 giorni, una giornata di vento caldo, di marino e soleggiato, questa va via tutto. Continuiamo. No, mi spiace, ma se non siete qui non potete capire. Il lato poetico è tutta una scusa per riprendere fiato. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Italia Zulu 4, prego. Ecco, il buongiorno, qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, barrato portatile, barrato QRP, nome operatore Alessandro, dal Monte Molinatico, Lago Martino. Il cambio non so a chi darlo, lo passo al collega della zona 0. Roger, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra riprendendo. No, sono abituato al freddo. L'importante è che non ci sia vento e non piova. Oggi è la giornata giusta per fare attività a barrato portatile. Con il contest francese magari un po' meno. Saluto il follower Italia Zulu 0, Whisky Papa Foxtrot, e gli passo un 5859. Modulazione un po' bassa, ma arrivi comprensibile nonostante i rumori in banda. Quindi, se non ho capito male la ruota, ripasso il tutto a Italia Zulu 0, Whisky Papa Foxtrot. Roger, riprende India Zulu 0, Whisky Papa Foxtrot. Grazie per avermi risposto. Italia 4, Victor Quebec Sierra. Allora, tu mi arrivi con una buona voce, che ascolta abbastanza bene, sui Zulu 10, mentre gli altri corrispondenti comunque, come India 9-3, Quebec Sierra. Okay.
CQ40, 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 Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, fa chiamate in banda a 40 metri, chiama e passi in ascolto. Roger, mi fa piacere che ce l'abbiamo fatta anche questa volta. 5859, 5859. La posizione non è delle più felici per la zona 5, perché sono proprio a ridosso del Monte Molinatico. Quindi sono chiuso verso il tuo QTH. A te il cambio. Sì, Alessandro, va bene.